Sindaco Fossati, sono quasi pronti al via, questione di giorni, ormai i lavori per un cantiere considerato strategico a Imperia, quello della messa in sicurezza del rio Oliveto, ci saranno anche dei problemi di viabilità in via Felice Musso. Ecco, come funziona questa partita che consente anche poi di svincolare l'area dove dovrà esserci un insediamento commerciale sull'argine sinistro? Quali saranno le tempistiche? Allora sì, sono lavori strategici e quindi noi vogliamo sicuramente andare avanti e l'attività amministrativa non si deve fermare per questa, proprio questa emergenza che stiamo vivendo. Queste sono tipologie di lavori essendo relativi a sicurezza idraulica che sono consentiti dal DPCM, quindi volontà dell'amministrazione accelerare il più possibile, anche perché per la forzata ridotta mobilità dei nostri concittadini pensiamo che fare quantomeno la prima fase di questi lavori oggi arrecherà meno disturbo proprio alla viabilità e inciderà meno sulla viabilità. Quindi l'idea è quella di sostanzialmente dividere l'intervento in due blocchi. Per chi conosce la zona, sostanzialmente il primo blocco sarà dal pontino di Oliveto fino al pontino che è sul rio di collegamento a Parco Robinson, diciamo l'Alpitel, quella zona lì, non so se la conosco. Questo primo tratto sarà il primo lotto. Secondo lotto, diciamo, è il pontino Alpitel ad arrivare fino al solettone che è già stato fatto anni fa di fronte al concessionario di auto che c'è in via Musso. Primo tratto, partiremo, se si riesce già in questa settimana, la ditta pensa mercoledì di essere già pronta, a dar corso alla preparazione della viabilità alternativa. Perché sostanzialmente quando si lavorerà tra, diciamo, il vostro pontino di Imperia TV e quello di Alpitel, necessariamente non si potrà transitare su via Felice Musso e quindi bisogna creare una viabilità alternativa. Lo studio che abbiamo fatto è una viabilità alternativa che entrando, diciamo, dal pontino di Imperia TV, bancando il muro che c'è dietro il vostro piazzale, quindi creando una rampa, salirà su Parco Robinson, girando su Parco Robinson scende dal pontino Alpitel e riprende via Felice Musso. Quindi durante questo primo lotto grossi problemi di viabilità non ci dovrebbero essere. Mercoledì dovrebbero partire i lavori per fare questo sbancamento e creare questa rampa che da Parco Robinson consentirà l'accesso al diciamo, il piazzale davanti alla vostra televisione e al relativo pontino. Finita la realizzazione di questa rampa si farà una palificazione sul tratto di strada tra il pontino di Oliveto e il vostro pontino, diciamo il pontino, chiamiamolo Imperia TV. Durante questa fase abbiamo due alternative: o usare una macchina che fa queste palificazioni molto grande, che quindi in soli due giorni riuscirà a fare il lavoro, però necessariamente ci sarà la necessità di chiudere al transito la strada, pensavamo dalle 8:30 di mattina a mezzogiorno e poi dalle 2 alle 6 di pomeriggio, grosso modo, proprio in virtù del fatto che oggi purtroppo tutti quanti ci spostiamo poco, anche qui parliamo, io parlo in questo momento da casa, come tanti nostri concittadini, e quindi questa è un'opzione, oppure l'altra opzione è usare una macchina più piccola che consente di mantenere il traffico, ovviamente a senso unico alternato, quindi non dovrebbe essere male. Fatte queste palificazioni, verrà demolito il pontino che dà accesso a Imperia TV, ma voi potrete continuare a accedere tranquillamente, voi e gli altri utilizzatori di quell'area, perché ci sarà la viabilità da Parco Robinson, e si realizzerà il nuovo pontino di Imperia TV. A questo punto la nuova viabilità sarà pronta e quindi sostanzialmente si potrà, scendendo da Costa Donelia, prendere il nuovo pontino su Imperia TV, passare sul vostro piazzale, salire su Parco Robinson, riscendere e uscire dall'Alpitel. Quindi problemi di viabilità particolari non ce ne saranno, si lavorerà quindi sul primo tratto tra il vostro pontino e altro. Tempi, un mese e mezzo, due mesi al massimo. Dopodiché ci sarà il secondo tratto, che è sicuramente più problematico, su cui stiamo lavorando, soprattutto dal punto di vista della viabilità, creare il meno possibile problemi di viabilità. Però questa prima tranche noi contiamo di riuscire a portarla a termine in un mese e mezzo, in questa fase in cui io temo la mobilità urbana sarà ulteriormente limitata o continuerà a essere limitata, e quindi credo che il disagio sarà veramente modesto per i nostri concittadini.